Dio è il tuo Padre buono. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo il Vangelo di oggi, Luca 11, 1-4. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Amen. Carissimi, siamo all'inizio del capitolo undicesimo e nel Vangelo di Luca il Padre Nostro è inserito in un contesto differente da quello di Matteo. Gesù sta pregando. Gesù è visto dai discepoli come colui che ha una comunione con Dio e spesso si allontana per pregare. Ecco perché i discepoli, in questo contesto, vedendo che Gesù prega e dopo la preghiera ha la pienezza, sta bene, è nella pace, anche prima lo era, ma ancora di più, allora gli dicono: Signore, insegnaci a pregare. Signore, noi quando preghiamo recitiamo qualche salmo, un po' della legge, però ci manca qualcosa, abbiamo bisogno che tu ci insegni che relazione dobbiamo avere con Dio. Come dobbiamo relazionarci con Lui? Ecco il contesto del Vangelo secondo Luca. Gesù dice: quando pregate, dite. E c'è, noi la chiamiamo un po' la formula del Padre Nostro, che è differente da quella di Matteo in alcune parole. Perché in realtà non è tanto il modello preciso di preghiera che Luca vuole trasmettere a coloro che leggono, che ascoltano, quanto vedere in Gesù delle parole che riassumono uno stile di vita e uno stile di relazione con Dio. Ma innanzitutto qui c'è l'appellativo Padre. In Matteo c'è Padre nostro, qui c'è Padre. Quanto è importante che Gesù in Luca insegni ai discepoli che la relazione da avere con Dio non è quello Adonai, Yahweh, che tra l'altro nemmeno si poteva pronunciare e nemmeno oggi gli ebrei pronunciano il nome di Dio. Dicono Hashem, che significa il nome, perché pronunciarlo nella vita quotidiana o anche nel loro culto, nello Shabbat, è davvero forte, quindi lo stesso cercano di non dirlo, quel nome. E pronunciano solo il nome. Qui Gesù 2000 anni fa ha fatto una rivoluzione, ha detto: guardate che Dio è Padre vostro, guardate che tu ti devi relazionare con Lui non come un giudice, un padrone, un cattivo che ti guarda se fai il bene o se fai il male e ti corregge sempre. Ma guardate a Dio come un padre buono, un padre che ti ama, un padre che si prende cura della tua vita, un padre che viene in cerca di te quando ti allontani, Luca 15, un padre che sempre pensa a te, anche quando hai scelto di non seguirlo, di non credere in Lui, un padre che vuole avere cura di te, delle tue debolezze, delle tue sofferenze, delle tue malattie, dei tuoi pesi. Ecco perché dice: chiamatelo Padre, relazionatevi con Lui come figli suoi, lodate il suo nome, accogliete il suo regno, chiedete che ogni giorno vi dia il pane quotidiano, ciò di cui avete bisogno, ciò che viene da Lui con rendimento di grazie. E poi, fondamentale,
l'amore, il perdono. Amore inteso come agape, amore divino. Perdona noi i nostri peccati, perché anche noi li vogliamo perdonare agli altri. Quanto è importante l'agape, fratelli e sorelle, che viene dalla relazione con Dio e con Gesù, e non abbandonarci alla tentazione. Quanti salmi dicono: Dio, non abbandonarmi. Dio, sono nella sventura, non abbandonarmi. Quanti salmi che noi preghiamo nella liturgia delle ore dicono la stessa cosa. E Gesù ci insegna, in questa relazione di figli, noi diciamo al Padre: Signore, vieni in mio aiuto, soccorrimi. E non è mettere in dubbio che Lui ci lascia, ma è il grido del bambino. Quanti papà o mamme che dicono: papà, papà, non lasciarmi, non lasciarmi. Ma il papà non lo vuole lasciare, la mamma non lo vuole lasciare, deve andare al lavoro, deve andare da qualche parte. Questo è l'insegnamento che Gesù ci vuole dare. Non perdiamoci in dettaglio o discussione teologica sul Padre nostro e perdiamo di vista che Dio è Padre e che io sono suo figlio e che Lui vuole il meglio per me. E io mi fido di Lui e quindi parlo a Lui come un bambino, sincero ma pieno di fiducia in quello che farà per me. Spirito Santo, grazie per questa preghiera. Spirito Santo, grazie perché anche oggi, in questo Vangelo, ho ascoltato la via della fede, il mio cammino. Aiutami a vivere questa strada come un figlio e non come un servo. A guardare a Dio come un padre buono e non come un giudice che condanna. Spirito Santo, Tu che mi hai reso figlio adottivo in Gesù Cristo, io ti chiedo oggi, donami una nuova relazione con Dio, perché io possa chiamarlo Abba, papà. Spirito Santo, entra in me e donami quella fiducia che alcune situazioni della mia vita mi ha portato via. Voglio fidarmi di Dio come di un bravo papà che vuole il meglio per me, per la mia vita e per la mia famiglia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, Dio è il tuo Padre buono. Questo è lo slogan di oggi. Guardiamo a Lui come questo papà che ci ama e che è al nostro fianco e ascolta le nostre preghiere. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.